Cordiale bentrovato a tutti. Tra pochi istanti, dalla sede istituzionale di Palazzo Baronale, il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba e il dottor Vincenzo Schiavo, consigliere dell'Ordine dei Medici di Napoli e Provincia, per discutere delle vaccinazioni, conferme e timori alla luce dell'inizio della campagna vaccinale sulla città di Torre del Greco. Un buongiorno a tutti, un buongiorno qui dalla sede istituzionale del Comune di Torre del Greco e presente con me il dottore Enzo Schiavo, che lo saluto. Buongiorno. Enzo, dottore, noi diamo sempre quelle che sono le informazioni utili ai nostri concittadini e stamattina parliamo sulla questione dei vaccini. Voglio salutare TV City e Teletorre stamattina per la disponibilità che date e per dare le utili informazioni che servono per tranquillizzarci un poco tutti quanti. Io parto, dottore, dal centro vaccini, il centro che è stato il primo centro per quanto riguarda una struttura pubblica data grazie all'ASL e grazie ai medici di base, e quindi questa unione ASL, medici di base e in questo caso Comune di Torre del Greco, si è data la possibilità di avere già da sabato scorso il primo centro vaccini alla Santissima Annunziata, un centro che praticamente come sindaco e come amministrazione abbiamo pensato di dare prima un parcheggio perché chiunque arrivasse, specialmente le persone più anziane, potevano arrivare tranquillamente con una macchina e poi grazie a quello che è stato l'operato dell'ASL, quello che è stato il vostro operato, quello dei medici di base, ecco, è già da sabato scorso una media, se non vado errato, di 70-80 vaccini al giorno, che poi si aumenteranno, e abbiamo dato anche la possibilità alle forze dell'ordine, già da mercoledì, di essere vaccinati al nostro centro, alla Santissima Annunziata, e abbiamo dato, anche perché i nostri ottantenni andavano a Gragnano fino a poco tempo fa, abbiamo dato la disponibilità ad altri paesi vicinori che sono pronti anche loro per il centro vaccini a venire nella nostra sede alla Santissima Trinità. Dottore, io partirei subito per dire questa sede della Santissima Trinità è una sede che dà la tranquillità per tutti coloro che vengono perché c'è stata anche una piccola mozione che dice che secondo qualche consigliere, nei locali della struttura comunale Santissima Trinità non idonee a tali operazioni, mettendo a rischio i cittadini e gli operatori per le scarse assistenze a pazienti fragili con pluripatologie o in caso di eventuale shock anafilattico al vaccino somministrato. Io inizierei su questo punto per poi farvi tutta una serie di domande. Grazie. Certo, buongiorno e grazie sempre per l'opportunità che mi viene data dal sindaco Giovanni Palomba e dall'amministrazione comunale per contribuire a dare delle informazioni a tutti i cittadini di Torre del Greco. Bene, oggetto il centro vaccinale di Torre del Greco che è stato dall'ufficio di coordinamento distrettuale di Torre del Greco, dalla direzione generale e dai rappresentanti della medicina generale, uno dei primi, se non il primo centro vaccinale sul territorio. Questo modello di cooperazione tra ASL, comune e medici di famiglia è un modello che è stato esportato anche in regione, tanto è vero che il nostro modello è stato fatto proprio dalla regione ed è stato proprio in settimana firmato l'accordo regionale con i medici di famiglia per poter vaccinare con queste modalità organizzative in tutta la regione Campania. Bene, detto questi dettagli sul centro, il centro è munito di un percorso, diciamo, obbligato di entrata e di uscita per garantire ai pazienti di non poter essere, diciamo, eventualmente a contatto tra di loro come positivi. Si osservano le distanze di sicurezza, c'è un'ampia sala che accoglie i vaccinanti che vengono registrati sulla piattaforma regionale e nazionale e poi vengono chiamati in maniera, diciamo, ordinata all'interno della sala vaccini che attualmente presenta due box vaccinali e che stiamo pensando di raddoppiare a quattro o perlomeno a tre. Ci sono dei servizi igienici dedicati al personale e ai pazienti. Sono state aperte proprio la settimana scorsa dal sindaco altre sale di attesa nella struttura e
ed esiste una sala di osservazione nella quale permangono per 15 minuti soggetti vaccinati. Nella struttura sono presenti sempre 3 medici e 2 infermieri, più un operatore informatico. Nella sala di osservazione è presente un defibrillatore, ossigeno e i farmaci per un primo soccorso. Ricordiamoci che ci sono presenti 3 medici nella struttura. Inoltre c'è un canale preferenziale con il 118 che, se nel caso fosse allertato da uno dei medici presenti, in pochi minuti potrebbe, diciamo, assistere il paziente che ha avuto problemi e trasportarlo nell'ospedale più vicino. Quindi che io credo che in questo momento il centro sia più che idoneo. Dottore, posso scegliere il vaccino che voglio? No, il vaccino viene scelto da organi prefigurati per la scelta del vaccino, che sono il Ministero della Salute ed l'Istituto Superiore di Sanità. In questo momento gli ultra ottantenni vengono vaccinati con il vaccino della Pfizer-BioNTech, mentre altri tipi di vaccino sono riservati ad altre classi di età e di patologia. Posso cambiare il vaccino dopo la prima dose? Dopo la prima dose va fatto lo stesso vaccino che è stato già somministrato. È possibile fare una sola dose di vaccino? Una sola dose di vaccino, secondo le linee guida dell'Agenzia Italiana del Farmaco, può essere fatto nel caso in cui si è stati contagiati oppure si è stati ammalati di Covid. Quindi se sono stato Covid... positivo o ammalato, una sola dose. E magari nella... E a quanto tempo si può fare il vaccino? Entro i 3 mesi. Nel momento in cui rientra in quella... Si fa un sierologico, si vede lo stato immunitario del paziente dosando gli anticorpi e si procede alla somministrazione di una sola dose. Come mi devo prenotare per avere il vaccino? Allora, gli ultra ottantenni si sono prenotati in maniera autonoma o con la collaborazione di CAF e patronati o con la collaborazione di medici di medicina generale che avessero nel proprio studio segretario e infermiere su una piattaforma dedicata. La notizia di stamattina è che è stata aperta la piattaforma anche per i soggetti che hanno meno di 80 anni da questa mattina. Occorre un po' di tempo per avere il codice di conferma dell'avvenuta prenotazione, che in questo momento viene dato nel giro di 30 minuti. Quindi stanno modificando, cioè in pratica si sta dando la possibilità di dare vaccinazioni a altre fasce di età e di massa. Per le categorie protette? Sì, le categorie protette rientrano in queste, perché praticamente noi abbiamo, attraverso i nostri software gestionali, i nostri programmi, abbiamo sviluppato un algoritmo. Questo algoritmo ci consente di selezionare Gennaro Esposito piuttosto che Pasqualina Ruggiero, perché ha maggiori e ha concomitanti patologie oltre l'età, diciamo, inferiore agli 80 anni. Questo ci consentirà di creare delle liste prioritarie per le vaccinazioni ai soggetti più fragili, con handicap o con copatologie. Quindi queste sono alcune domande che praticamente un poco tutti quanti noi ci stiamo ponendo. E per quanto riguarda questa ultima notizia dell'AstraZeneca, che è stata come vaccino, si è creato qualche problema, perché l'AstraZeneca era per i docenti, non docenti, possiamo dare delle tranquillità a chi ha avuto questo vaccino? Certo, allora diciamo qualche parolina in più. Attualmente noi stiamo vaccinando, come abbiamo detto, gli ultra ottantenni con il vaccino della Pfizer, perché la scheda tecnica è dedicata a questa tipologia di soggetti. Mentre invece le forze dell'ordine, e in particolare nel centro vaccinale di Torre del Greco, stiamo vaccinando circa 1000 carabinieri del corpo provinciale e stiamo vaccinando circa 15.000 docenti e personale ATA scolastico con il vaccino AstraZeneca. Bene, noi siamo arrivati in questo momento a circa 1,5 milioni di vaccinazioni somministrate
E vi ricordo che invece in Inghilterra e in Gran Bretagna sono state somministrate circa 30 milioni di dosi AstraZeneca. Essendo questo un vaccino che viene diciamo, sviluppato con l'immissione, con la somministrazione di un adenovirus, che è un virus simile a quello influenzale, ecco che arrivano degli effetti collaterali, chiaramente non a tutti i soggetti, ma ad alcuni che sviluppano una reazione anticorpale più forte, un periodo di febbre anche piuttosto, diciamo, elevata, 38,5 per circa 36 ore, che può essere tranquillamente, come diciamo quando viene firmato il consenso informato, tranquillamente superato con la somministrazione di paracetamolo, la tachipirina, ogni 8 ore e quindi con un attimo un riposo di un giorno di riposo a casa. Che cosa è successo? È successo che è girata la notizia che un insegnante aveva avuto un evento mortale e che poi è stato smentito dall'autopsia perché si trattava di un infarto intestinale. Adesso all'ordine del giorno c'è questo giovane militare che mi pare in Sicilia sia deceduto, è chiaramente un giovane che in maniera temporale ha un evento mortale dopo la vaccinazione, desta un'inchiesta da parte della procura. Motivo per cui bisognerà anche in questo caso andare a vedere se c'è nesso di causalità con la vaccinazione, non solo il nesso temporale, cioè se è vaccinato ed è deceduto purtroppo, ma se il decesso è avvenuto per il vaccino che è stato somministrato. E questo lo potrà solo decidere l'autopsia al quale sarà sottoposto lo sfortunato militare. Quindi diamo una tranquillità perché quella cosa più importante è Perché far sul capire. numero dei vaccini somministrati, parliamo oramai di milioni di vaccini, un Possono evento avverso o verificare. grave, più eventi avversi gravi ma percentualmente non significanti, si possono verificare. Mentre quelli meno gravi, che vi ho detto, la febbricola, la febbre, sono delle manifestazioni che avvengono anche quando somministriamo il vaccino antinfluenzale o quello antipneumococcico. Quindi direi di stare tranquilli, perché c'è un centro di monitoraggio regionale e nazionale di sorveglianza sanitaria sui vaccini. Per quanto riguarda gli ultimi. Una domanda, in Danimarca è stato sospeso il vaccino AstraZeneca proprio per una vicenda scattata per una morte sospetta. Cosa possiamo dire di questo? Allora, ieri mattina prima la direzione generale dell'ASL Napoli 1, poi quella della Napoli 3 avevano sospeso la vaccinazione con una circolare, per poi essere ritirata e modificata con un'altra circolare che diceva di sospendere solamente le vaccinazioni fatte con un determinato lotto. Questo lotto, tra le altre cose, è stato sequestrato dai NAS, non è presente più su tutto il territorio nazionale, erano circa 250.000 vaccini. Che cosa dire a chi ha ricevuto la dose di quel lotto? Tutti stanno dicendo di fare le prove di coagulazione perché ci sarebbe un aumentato rischio trombotico, cioè di sviluppare trombosi con questo lotto. Attualmente non è stato ancora dimostrato, anche perché praticamente si tratterebbe di andare a studiare l'assetto emocoagulativo del soggetto. Ma vi ripeto, siamo di fronte a militari, giovani, insegnanti relativamente giovani, che se avessero avuto problemi di trombosi o di coagulazione, sicuramente li avrebbero denunciati nel momento in cui si va a fare la scheda anamnestica col medico vaccinatore. Ok, è a un anno di Covid, per i medici di base, cioè come vengono curati a casa i pazienti? Onu e aspirina e praticamente guardare da lontano cosa succede? Possono andare a visitare i medici di base? Allora, diciamo subito che c'è un grandissimo numero di soggetti trattati a casa, a domicilio, dai medici di medicina generale. Come sapete, inizialmente c'era proprio il divieto di andare a domicilio del paziente, ci fu anche una sentenza del TAR che non dovevamo andare noi, ma le USCA. Attualmente noi siamo tutti vaccinati e anche in maniera adeguata potremmo andare a visitare il paziente che, ripeto,
Se è sintomatico, deve prima fare un triage telefonico con il medico curante. Poi c'è da dire un'altra cosa, che in Emilia-Romagna siamo stati accusati di aver usato il cortisone in maniera non idonea e che ci sarebbero stati per questi motivi alcune complicanze dovute al cortisone. Ebbene, c'è una linea guida che dice che il cortisone può essere usato dopo le prime 72 ore, proprio per evitare che il soggetto sviluppi una polmonite interstiziale, quindi per evitare delle complicanze. E in questo senso io devo fare un plauso a tutti i colleghi e a tutti i medici di medicina generale che sicuramente curano a domicilio, assistono a domicilio molti più pazienti di quelli che sono in ospedale. Non per questo non ringraziamo tutti i colleghi ospedalieri che spendono la loro vita per l'assistenza agli ammalati Covid nei Covid center. Allora, attualmente il vaccino che state somministrando alla Santissima Trinità per gli ultra ottantenni è il Pfizer-BioNTech. A posto. Dottore, un'altra domanda. Per quanto riguarda coloro che non si possono muovere da casa, quindi per la vaccinazione a domicilio. Allora, per quanto riguarda la vaccinazione a domicilio, è una prenotazione che può essere fatta quando si va a fare l'adesione alla vaccinazione, quindi sulla piattaforma dedicata. Nel caso in cui non si fosse spuntata quella voce di vaccinazione a domicilio, può essere sempre fatta in un secondo momento scrivendo una lettera ad un indirizzo che dopo il sindaco... Sì, lo do subito. Per la vaccinazione a domicilio devono mandare un'email a relazione pubblica richiesta per domicilio con nome e cognome, codice fiscale, indirizzo cellulare ed email. Poi lo date meglio gentilmente a relazioni pubbliche @aslanapoli3sud.it. Poi gentilmente lo mettete in sovraimpressione, questa email che deve essere mandata. È importantissimo per le persone che sono a casa e non si possono muovere. Oh, sindaco, a tal proposito, mi scusi se l'interrompo, ma volevo dire che chiaramente, essendo le squadrette, i team dei medici e di infermiere pochi sul territorio, ci sarà una lista d'attesa molto lunga per la vaccinazione a domicilio. Allora, se il paziente può essere comunque accompagnato, noi vi consigliamo sempre di raggiungere il centro vaccinale perché i tempi sono più brevi. Io voglio anche ricordare l'assistenza, l'associazione, quindi un numero verde 800 17 16 36, è un'emergenza coronavirus per qualsiasi cosa che riguarda le famiglie adesso con il coronavirus, possono chiamare a questo numero per qualsiasi assistenza, 800 17 16 36, e questa è un'associazione che è vicina alle famiglie per esigenze non sanitarie e l'amministrazione ha... Come anche vi ricordo che potete chiedere il saturimetro, sì, attraverso il vostro medico di medicina generale per poter controllare la saturazione di ossigeno nel sangue capillare. Può essere sempre richiesto il saturimetro. Benissimo. Dottore, una domanda. Prego. Una domanda sola. Le persone che all'inizio sono state vaccinate a Gragnano, il dottore del Greco, il secondo richiamo lo possono fare a Torre? Assolutamente sì, con la segnalazione allo stesso indirizzo di qui sopra, che sarà evidenziato. Va bene. Io penso che è importante queste notizie, grazie al dottor Enzo Schiavo, che sono state date anche per tranquillizzarci un poco tutti quanti e anche per avere le utili informazioni. Mi diceva prima il dottore, adesso la parola d'ordine è vaccinarsi. Costi quel che costi, bisogna vaccinarsi, sempre secondo tutte quelle che sono le regole. Addirittura si pensa che in paesi tipo l'Inghilterra si sta facendo vaccinazioni ovunque, anche in strutture tipo pub o altro. Sì, tra poco vaccineranno anche i tassisti. Voglio dire, oramai il grado di sicurezza di un vaccino che è stato somministrato a decine di milioni, veramente forse anche centinaia di milioni in questo momento in tutto il mondo, ci dà la sicurezza. Inoltre volevo aggiungere un'ultima cosa, che nell'accordo regionale è stato sancito che nel momento in cui saranno fornite ai medici di famiglia
dei vaccini più performanti e da poter conservare nei nostri studi, nei nostri frigoriferi, credo che a quel punto ci sarà la vera svolta, perché un vaccino tipo quello della Johnson & Johnson, oppure un vaccino come lo Sputnik, o quello ancora in fase di sperimentazione, il Reitera, che è tutto italiano, possono essere conservati nei nostri frigoriferi e noi potremo tranquillamente contattare i nostri pazienti, convocarli su appuntamento e vaccinarli nei nostri studi, quando si prevede nella prima decade di aprile. Quindi sono tempi brevissimi. Sì. L'ultima domanda, fatto il vaccino, quando poi bisogna di fare un altro vaccino? Cioè ogni anno, come secondo Allora, se la storia delle varianti, no, di queste varianti sarà purtroppo confermata, come si pensa, questo vaccino entrerà nell'ambito delle vaccinazioni annuali come il vaccino per l'influenza. Voi sapete che ogni anno, 4, 5, 6 mesi prima, viene isolato il primo caso di influenza, diciamo del nuovo tipo, perché il virus cambia faccia, viene preparato il vaccino e poi nella campagna del novembre si vaccina con quella variante del vaccino antinfluenzale. Credo che il percorso sarà anche lo stesso per il Covid. Va bene. Io penso, dottore, che abbiamo dato delle giuste risposte che ognuno di noi ogni giorno si sta facendo, specialmente poi le persone che attendono, come un poco tutti quanti noi, questo vaccino per dare la tranquillità e per ritornare a quella che è la normalità. Oggi è il secondo, ci avviciniamo alla seconda Pasqua in un lockdown che non fa piacere veramente a nessuno. Perché io lo dico da sempre, lo diciamo da sempre, la questione sanitaria sì, ma la questione economica, guardate, è quella che poi sta diventando la peggiore. Quindi speriamo, quando prima di tornare alla normalità, perché dottor, le cose sono di una serietà enorme, drammatica, sia per quanto riguarda la questione sanitaria, ma sia per quanto riguarda la questione poi economica, sociale e di tutti quanti noi. Io vi saluto, ringrazio le Teletorre TV City per darci sempre questa possibilità di entrare nelle vostre case e quindi di essere assieme a voi, e altro non possiamo dire, speriamo quanto prima di tornare alla normalità, ma grazie a voi, grazie ai dottori, che io ringrazio, saluto sempre, come tutta la realtà ospedaliera, gli infermieri, tutti quelli che collaborano, il 118, perché siete la nostra forza e quello che noi dobbiamo credere in voi. Grazie a tutti. Grazie.